Buonasera, anzi, possiamo dire questa sera eccezionalmente in onda intorno alle 23, quasi buonanotte, perché ci siamo dovuti spostare un po' di palinsesto, come vi avevamo annunciato e anticipato, causa i confronti elettorali che del resto in queste settimane, da qui al 26 maggio, insomma, la nostra emittente vi proporrà, credo che siano comunque appuntamenti importanti, perché ne va dell'amministrazione di diversi comuni e noi eccezionalmente ci siamo spostati insomma intorno alle 23. Vado a presentarvi gli ospiti di questa 31esima puntata stagionale di Rombo di Motori. Sono con noi gli amici del Vico Pisano Fuoristrada Club. Allora, accanto a me Michele Vini, buonasera Michele, Salve, poi buonasera. Augusto Volpe Buonasera. e Francesco Signorini. Buonasera. Augusto Volpe e Francesco Signorini. Vi ringrazio per essere con noi, anche perché purtroppo stasera andiamo un po' sul tardi, ma insomma nel giro di 20 minuti, mezz'ora li avremo liberati. E poi penso che per voi, comincio da Michele Bini, sia comunque, me lo dicevi poco prima di entrare qui in studio, sia un'opportunità, insomma, anche buona di far conoscere il vostro club e di far conoscere anche quelle che sono le iniziative che prendete e che prenderete a breve termine, visto che parleremo poi dell'evento che ci sarà nel due fine settimana 18, 19, 25, 26 maggio. Comincio da te, Michele, per chiederti qualcosa di questo club, Vico Pisano Fuoristrada. Siete già venuti a trovarci lo scorso anno, ma insomma, per coloro che non ci hanno seguito lo scorso anno, cos'è il Vico Pisano Fuoristrada Club? Quando nasce, come nasce, se ci vuoi raccontare Allora, il qualcosa. Vico Pisano Fuoristrada Club è appunto un'associazione che è nata 11 anni fa. L'anno scorso ricorreva il decennale e abbiamo fatto appunto per festeggiare questa ricorrenza questo evento Vico Pisano, cioè 4x4 feste del Vico Pisano Fuoristrada Di cui poi Club. parleremo, quindi 2008-2018 avete pensato, nel 2018 sono 10 anni, decennale, facciamo qualcosa, e vi è Sì, venuta l'idea di e abbiamo organizzare fatto un evento appunto che questo insomma evento. forse anche al di là di ogni più rosea aspettativa è andato bene, talmente tanto bene che poi avete deciso Abbiamo di... deciso di replicare appunto per il 2019. Infatti anche quest'anno la manifestazione si svolgerà appunto nei due weekend, 18, 19, 25 e 26 maggio. Ecco, qual è la realtà oggi dopo 11 anni che possono sembrare tanti, forse in realtà non lo sono, la realtà del vostro club, quanti Ma siete, come siete strutturati, come siete organizzati? il club è quando è nato, diciamo, è nato dalla volontà di 4-5 persone che erano accomunate appunto dalla passione del fuoristrada e anziché praticarlo in forma individuale hanno deciso diciamo, di fondare appunto questa associazione per dargli un'impronta un pochino più, se vogliamo, professionale. Adesso si dice l'unione fa la forza, no? Certo, Se unite le certo, certo. forze forse è più facile. Chi sono, se te li ricordi così, i padri fondatori, alcuni dei padri Il fondatori? padre, uno dei padri fondatori è Simone Puntoni, Che avevamo qui lo scorso anno, sì, tra che è stato l'altro. qui l'anno passato, poi Gianluca Sessa, io mi ricordo loro, perché diciamo li conosco da sempre, però sono entrato a far parte in maniera effettiva di questo club da 4-5 anni, ecco, quindi conosco la storia più recente, non quella iniziale. Ho capito. Senti, vabbè, oggi la realtà invece mi parlavate di una settantina di soci. Sì, oggi siamo 70 soci, negli anni a mano andiamo sempre aumentando, abbiamo soci che sono diciamo, di Vico Pisano, ma più che altro anche della provincia di Pisa e qualcuno anche delle province vicine, poi abbiamo dei soci anche di Lucca e di Livorno. Augusto Volpe, quando si parla di fuoristrada, intanto penso che Fuoristrada sia la passione che vi accomuna, Sì, no? Per principalmente cui uno parte entra nel tutto. club chiaramente perché è appassionato di fuoristrada, Sì, no? principalmente appunto parte tutto da quello, dalla passione e da ciò che ci piace un po' a tutti, come divertimento per l'appunto. Poi ci sono varie tipologie principalmente di fuoristrada, parte un po' tutto da quello che piace al pilota in sé per sé e come lo può sviluppare questa passione. Principalmente poi dipende se uno ha un fuoristrada come prima macchina o come seconda macchina per l'appunto, perché ad esempio Nel tuo caso? nel mio caso ad esempio ho solo un fuoristrada, la uso come prima macchina e anche Ah, come quindi proprio passione. per spostarti? Anche sì, di conseguenza devo un po' limitare diciamo, il peso che do alla mia passione del fuoristrada. C'è chi invece ha un fuoristrada come seconda macchina, la utilizza solo per l'ambiente, per l'ambito fuoristrada, quindi ha anche una tipologia sia di preparazione sia di guida,
di conseguenza differente rispetto a quello che ha solo un fuoristrada in sé per sé. Per l'appunto poi c'è un fuoristrada che può essere di velocità, un fuoristrada che può essere da trial, in base a tutto ciò, in base alle prove che va ad affrontare di conseguenza, insomma. Ma intanto Marco Cervelli dalla regia ci propone delle foto che ci avete portato, sì. Tra l'altro devo dire tutte molto belle. Ma il tuo che tipo di fuoristrada è? Allora, non ho capito, perché tu hai detto che lo usi quotidianamente. Lo uso quotidianamente. Lo usi proprio per spostarti? Quindi sì, quindi non ha delle preparazioni cioè, molto, non è tipo questi, via, mi sembra di capire. No, non è che va in giro questo, con un fuoristrada. Qui siamo già più su un... su un prototipo, ecco, sì, appunto. Quindi non credo che questo in particolare sia targato. Qui già siamo su un'altra, su una via di mezzo, diciamo, tra uno stradale e quasi un... Infatti queste, possiamo dirlo, sono foto che si riferiscono allo scorso anno? Sì, sì, all'evento 2018. All'evento di cui poi parleremo nel dettaglio, sì, dello scorso anno. Sì. Quindi vabbè, perché fuoristrada? Hai sempre avuto, riparto da te Augusto, la passione per il fuoristrada? Come ti è nata questa passione che per te mi sembra sia veramente totale? Da una macchina che ebbi la possibilità di comprare, era un fuoristrada, e da lì poi è andato tutto crescendo in automatico poi. Ma non hai mai avuto un altro tipo di macchina? Oltre a quella che ho ora, sì, la prima che ho acquistato. Hai anche un altro tipo di macchina. E quella mi ha fatto avvicinare per l'appunto al Vico Pisano fuoristrada. E da lì poi, che qui si parla di un 4 anni fa anche con me, da lì poi sono nate le amicizie, è nata la passione per il fuoristrada in sé per sé ed è andato tutto... E va in crescendo poi, quasi in modo inevitabile. No, volevo sentire anche da Francesco Signorini, che poi, sì, col quale poi entreremo nel dettaglio dell'evento dei due fine settimana. Invece anche per te il fuoristrada cosa rappresenta, cosa ha rappresentato? È una passione. Come è nata questa passione? Ecco, anche poi dopo dovrò sentire anche Michele, che non glielo ho chiesto. Certo, sostanzialmente io ho sempre avuto la passione dei motori in generale, quindi anche... Avevo un'altra macchina con cui andavo al Mugello a girare, a fare dei weekend, quindi mi sono sempre piaciuti i motori anche macchina da pista, che a due ruote. Sì, un Audi S3, avevo delle gomme. Hai girato sull'autodromo del Mugello? Sì, svariate Dicono volte. Che sia uno dei più belli in assoluto. Senza dubbio, direi. Ma me l'hanno detto altri persone. Senza dubbio, persone a livello europeo oserei dire quasi. È no, uno no, no, dei infatti, circuiti, infatti. Sì. E quindi da lì insomma si è... I motori in generale. Ma dalla pista poi a fuoristrada come si passa? Perché poi dopo un po' era un po' che guardavo l'ambiente fuoristradistico, non l'avevo mai provato se non con le due ruote, perché anche lì ho fatto un po' di fuoristrada su due ruote, alla fine mancavano le quattro ruote, quindi mi sono avvicinato a questo club, che poi è stato anche un po', oltre alla passione fuoristrada c'è anche l'amicizia, no? Che si crea, quindi questo aspetto sociale, cioè noi facciamo cene, facciamo uscite a livello di club. Questo cos'è? Questo è pure fuoristrada, sei un camion, questo cos'è? Sì, quella foto lì è relativa a, diciamo, questo è un camion che ha corso anche la Dakar. Ecco, me lo immaginavo, perché li abbiamo visti, diciamo, negli anni scorsi. Sì, abbastanza estrema, questi sono mezzi pesanti in tutti i sensi, mi sembra. Sì, questi sono adatti anche a sopravvivere poi nel deserto per un po' di giorni, quindi hanno scorte sia di gasolio che di acqua. Questi li vedremo il 18, 19, 25, 26. Ci saranno. Un team che ha corso la Dakar che viene a esporre e parlare con i clienti. Volevo sentire invece, tornando a Michele Bini, invece la sua passione per il fuoristrada, quando nasce, come nasce? La passione per il fuoristrada nasce negli anni 80, perché andiamo indietro di qua. Io abito a San Giovanni all'Avena e il paese è caratterizzato dai monti, dove ci sono le coltivazioni di olivi, e in quegli anni molte persone, appunto, che possiedono gli olivi usavano come veicolo per raggiungere questi appezzamenti dei fuoristrada residuati, diciamo, della guerra, della seconda guerra mondiale, addirittura, che potevano essere Willys piuttosto che Munga, eccetera, e che da lì è nata la passione. Con il primo stipendio ho acquistato appunto una di queste, proprio non ci hai pensato su, hai detto, uno di questi fuoristrada, e da lì è iniziata una situazione che non è più finita. Anzi, anche per te come loro è andata in crescendo. Sì, è andata in crescendo. Allora, adesso apriamo una parentesi dedicata invece alla pista. Prima parlava Francesco, che lui ha la passione anche per... È rimasta un po' di passione per la pista. La passione rimane sempre. Non si può fare tutto, quindi si cerca di dedicare un po' alla volta. Però un insomma po' la passione per la pista certo, ti è rimasta. Certo. Noi, per quanto riguarda la pista, insomma, abbiamo un giovane, ancora giovanissimo, fa 20 anni a luglio, talento, che si chiama Riccardo Pera di Marlia, sì, che domenica scorsa, insomma, ha fatto un grande risultato, sabato scorso a dire la verità, sabato, a Spa-Francorchamps. Lui fa il campionato europeo Endurance, quindi sono queste gare molto lunghe in pista. Complimenti.
Nel 2018 a Spa-Francorchamps aveva vinto la prova del campionato europeo, parliamo della categoria GTE. Ora con la Porsche, di cui è diventato pilota ufficiale, ha fatto insieme ai suoi compagni la prova del mondiale di Spa-Francorchamps. Una giornata terribile, poi adesso ce lo racconta. Pioggia, neve a Spa-Francorchamps nelle Ardenne. E lui, quando gli è toccata la sua parte, il suo stint, è stato protagonista perché nella sua categoria dal quinto posto è risalito fino al primo. Morale della favola, hanno vinto. Morale della favola, questo ragazzo sta veramente bruciando le tappe. Tra l'altro è già salito a Monza perché domenica ci sarà la prova del campionato europeo, la seconda. E quindi, mentre è tornato a casa, è stato un giorno prima di partire per Monza, è tornato a trovarci qui in studio. Noi l'abbiamo intervistato, insieme a lui c'è anche il trofeo, lo vedremo, il coppone della gara vinta in Coppa del Mondo. Un'intervista con Riccardo Pera, poi torniamo. Riccardo Pera, vittoria al mondiale sulla pista di Spa-Francorchamps, una soddisfazione enorme, una prestazione anche importante. Sì, è stata veramente una sorpresa, diluviava, pioveva veramente tanto sulla pista belga e niente, praticamente siamo partiti per la gara, tra scrosci d'acqua, neve, uragani praticamente nella pista, però niente, alla fine nell'ultimo mio stint di gara sono salito in macchina che la pista era praticamente impraticabile, eravamo in quinta posizione, però un sorpasso dopo l'altro sono riuscito a arrivare secondo subito dopo un giro e poi dopo mi sono messo alla caccia della Aston Martin che era in prima posizione e l'ho raggiunta e l'ho passata dopo lo Rouge Radion che era una delle curve più famose del circuito e niente, alla fine siamo veramente contenti, sono rimasti tutti sorpresi di questo risultato che appunto era la mia seconda gara del mondiale, però è stata veramente una bella vittoria. Ah, questo era Riccardo Pera, una parte dell'intervista con lui, beh complimenti perché effettivamente insomma sta facendo grandi cose, pensate a luglio avrà 20 anni, quindi siamo complimenti di fronte, davvero. Siamo di fronte, non so se lo conoscevate o meno, no, ad un ragazzo che... Non diciamo nulla perché poi non si può mai dire, no? Nello sport, certo, ci vuole bravura, ci vuole anche quel pizzico di fortuna, però lui in 3 anni insomma, di strada ne ha già fatta. Allora, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, quando torniamo riparto con voi tre e voglio sapere insomma, nel mondo dei motori cos'è che poi seguite in particolare, poi entriamo nel vivo del Vico Pisano Fuoristrada 4x4 Fest, il ritorno, voi l'avete scritto in inglese. The Return, com'è? The Return, sì, come sì, The Return. Sì. Vabbè, 18, 19, 25, 26 maggio, ha detto che ce lo può spiegare Francesco Signorini, in particolare di cosa si potrà vedere. Poi dobbiamo dire dove, perché non l'abbiamo ancora detto. Esatto, una sorpresa. Esattamente, ora si dice la location, insomma, dai, sì, il posto dove si svolgerà la cosa. A tra poco. Seconda parte della 31esima puntata stagionale di Rombo di Motori, questa sera ci trovate un po' più tardi e probabilmente sarà così anche la prossima settimana, poi vi daremo tutti i ragguagli, quindi anche la prossima settimana insomma l'idea è quella di che saremo in onda a partire dalle 23 come questa sera. Sono con noi Michele Bini, Augusto Volpe e Francesco Signorini del Vico Pisano Fuoristrada Club, tra poco dobbiamo parlare insomma di questo doppio fine settimana, di questo doppio weekend che vi accompagnerà e che vi impegnerà credo anche molto, però prima con i tre amici del Vico Pisano Fuoristrada Club, vorrei sentire la loro, al di là del fuoristrada, insomma abbiamo parlato prima del nostro Riccardo Pera, fra poco parleremo anche del campionato italiano rally che nel fine settimana sbarca in Sicilia alla 103esima edizione della Targa Florio, vorrei sentire insomma se ci sono altre passioni legate al mondo dei motori, Michele. Ma io in prevalenza sono appassionato di fuoristrada, per cui seguo le cross country, le competizioni di fuoristrada cross country, sì, che sì, abbiamo un buon pilota in provincia, Andrea Lucchini di Fornaci di Varga, sì, che sì, fa il campionato italiano, è venuto a trovarci poche settimane fa, quindi diciamo quello che si chiamava rally ride in generale, no, è un po' diverso dal rally, i mezzi sono diversi, sì, comunque, tu sei orientato molto sul fuoristrada, mi sembra. Sono orientato molto sul fuoristrada, sì, poi casualmente ho avuto modo, diciamo la mia passione, di portarla avanti in maniera un pochino più professionale, perché ho conosciuto la struttura Rally Arti di Viareggio, Renato Ricler, e con la loro... L'amico Renato Ricler che è stato anche nostro ospite, certo, a Rombo di Motori. Ho visto le trasmissioni dove è stato appunto sì, sì. Magari ci tornerà anche a trovare. E con la loro struttura ho partecipato a delle gare in Grecia. Quindi tu hai gareggiato? Sì, ho gareggiato. Sì. È divertente, com'è? I risultati... È divertente, è impegnativo, insomma poi per un appassionato è veramente una grande Adesso gareggia ancora, no?
No, le ultime gare le ho fatte nel 2017, non Grecia e Romania. Ti sei divertito? Molto, molto. Anche perché poi andando così all'estero hai conosciuto anche posti nuovi. Certo, certo. Poi insomma trovarsi in una gara ufficiale è veramente molto, molto bello. Bene, bene, bene. Augusto Volpe, invece tu cosa ci racconti? Per quanto riguarda i motori, seguo un po' il MotoGP, ma non più di tanto principalmente. Ma insomma, dimmi una cosa, adesso però... te la dico così papale, perché io sono stato e sono un grandissimo tifoso di Valentino. Il mio tifo per lui è avvalorato dal fatto che lui a sua volta, come me, è un grande tifoso dell'Inter, ma sa, per Valentino stravedo da 20 anni. Non lo sapevo nemmeno. Ma non arriva un momento, io te la dico così in modo crudo perché fa parte sì, di sì. Non arriva un momento in cui uno deve, può dire, deve dire accidenti, no, ora smetto. Sì, no, dispiace dirlo perché per me Valentino è la sua. Sicuramente sì, ma come appunto parlavamo prima, insomma, smettere o comunque abbandonare una passione non è facile, non è facile sempre. Quando sei abituato ad avere fari puntati, uno ci prova, ma magari indirettamente viene ributtato dentro. Comunque, lui da bambino è diventato uomo, è diventato un grandissimo campione e la sua vita in pratica, da quando da bambino, perché aveva 16-17 anni, lui l'ha sempre vissuta in quel modo lì. Per cui adesso chiedere poi a una persona tutto ad un colpo di dire sì, vabbè, rimarrà sempre Valentino Rossi, ma di mettersi in un angolo, io mi metto al suo posto. Capisco che non è facile, che ci vuole grande forza, però io ricordo sempre tra i tanti campioni che abbiamo avuto, tra i pochi esempi, un pugile, Duilio Lloyd, nel dopoguerra, fu uno dei pochi che si ritirò all'apice, perché poi la vita è una parabola, no? Si sale, si sale, si sale, e poi inevitabilmente si discende. Per quanto riguarda Francesco invece, sì, poi anch'io seguo abbastanza il MotoGP, è una cosa che anche a me è sempre appassionato, un po' come lei, sono da 20 anni che lo seguo, l'ho visto. Grazie a lei perché mi vede vecchio, adesso anche con un po' di barba, l'abitudine. Ti ringrazio. Come te allora. Quindi l'ho sempre seguito da tantissimi anni e tuttora so che siamo quasi alla fine, perché obiettivamente è vero, il tempo passa, non c'è niente da fare. No, vabbè, però ci sono altri piloti che vengono su, che vengono bravissimi, tra l'altro. Poi oggi comunque le gare di MotoGP, indipendentemente da Valentino, ragazzi, cioè, sono vedete, molto interessanti. Vedete di quelle cose, le moto sono bellissime, i piloti tutti fanno di quelle cose che chi segue da casa dice ma come fanno? Caspita, ma come fanno? Li vedi piegare in quelle curve, sono in orizzontale quasi, pazzesco. Io quando ho girato, riprese, per esempio, insomma, tutto molto come bello. Dicevamo prima a Mugello, vedendo da dentro il circuito, mi sono reso conto proprio in prima persona che alcuni passaggi sono veramente impensabili, cioè le vediamo da fuori e non ci rendiamo conto, quando uno si trova dentro sulla pista riconosce veramente la capacità di chi è di voi tre che mi ha detto che seguiva un po' Rally? Io l'ho seguito in passato, l'ho un po' abbandonato, ma segui sempre però sì. Diciamo sì. Allora, prima di entrare col gran finale dove parliamo del doppio weekend e ci racconterai tutto, abbiamo proprio un minuto e mezzo, non di più, di un servizio che abbiamo preparato in vista del Targa Florio, dove oltre a Rudy Michelini, di cui adesso abbiamo trattato in questo servizio, ci saranno però anche altri piloti lucchesi, a cominciare da Luca Panzani. Però il servizio è relativo, con tanto di breve intervista, a Rudy Michelini, che prima di questa prova è in testa al campionato italiano rally asfalto, il cosiddetto CIRA. Certo. Il servizio. 150 km per difendere la leadership nel campionato italiano rally asfalto. Una prerogativa che Rudy Michelini cercherà di concretizzare nel fine settimana alla Targa Florio, terzo appuntamento tricolore in programma sulle strade della provincia di Palermo. Un contesto di prim'ordine che vedrà il portacolori della scuderia Movisport avviare una nuova collaborazione con il marchio Michelin, già partner di programmazioni sportive che hanno interessato Rudy nella massima espressione del rallismo nazionale. Per Michelini, l'edizione 2019 della Targa Florio coinciderà con la quarta esperienza sulle infuocate strade siciliane. Sì, ora diciamo la verità, ora tante mie aspettative non tanto, perché ero convinto di essere un po' più incisivo. Abbiamo fatto due gare, è vero, abbiamo portato punti importanti per il campionato, però come condotta di gara non è stata poi così come mi aspettavo. Non siamo mai stati incisivi durante l'arco di queste due gare. Ora andiamo al Targa Florio, una Targa Florio che è la mia quarta partecipazione, una gara che non sono mai andato fortissimo perché le strade sono un po' particolari, comunque cercheremo di fare del nostro meglio. Ci presentiamo alla Targa Florio con una novità, siamo passati a Michelin, quindi per noi tutto nuovo, un pacchetto è abbastanza nuovo. Beh, la PA logicamente rimane Michele Perna alle note, però con queste nuove pneumatici tutto da rivedere. La Targa Florio, giunta alla sua 103esima edizione, accenderà i motori delle vetture protagoniste alle ore 16 di sabato.
dal palco partenza di piazzale Giuseppe Verdi a Palermo. L'arrivo, dopo 17 difficilissime prove speciali, è previsto alle 21 di sabato 11 maggio a Termini Imerese. Naturalmente in bocca al lupo a Rudy, a Luca Panzani, a Christopher Lucchesi e insomma gli altri piloti nostrani che sono protagonisti al Rally Targa Flora. Pensate, 103 edizioni. Invece siamo, caro, sì. Caro Francesco, alla seconda, pregherei Marco poi di proporre altre foto, sì. Alla seconda edizione della vostra manifestazione. Allora, 18-19 maggio, 25-26 maggio, intanto comincia a ricordarci dove? A Vico Pisano, in una zona tra l'altro bellissima, il comune è già di per sé molto bello, quindi chi verrà anche da fuori, come alcuni dei nostri amici verranno da Spezia, Parma, avranno modo anche di fare un giro a Vico Pisano, che è un posto bellissimo. Speriamo tanti anche da Lucca, ovviamente. Da Lucca, e io mi auguro che gli appassionati ce n'è, insomma, Lucca, quindi sicuramente verranno. La cosa è nata dalla festa che abbiamo fatto l'anno scorso per il decennale, come diceva prima Michele. Ha funzionato, quindi ripetiamo aggiungendo un po' di altre cose interessanti per tutti gli appassionati. Dicene qualcuna, visto che abbiamo ancora un paio di minuti di tempo a disposizione. Allora, come si tanto gli orari, dalle 10 del mattino alle 23, sabato 18 l'inaugurazione alle 10. Sì, tutto il giorno, dalle 10 alle 23, sia sabato che domenica, per due fine settimana. Quindi abbiamo anticipato rispetto all'anno scorso una settimana e speriamo che il tempo sia clemente. Vabbè, sul tempo, ragazzi, è una bella scommessa quella. Dice che ci sarà il leggo qui, test drive per il pubblico, tra l'altro. Quindi il pubblico avrà la possibilità di fare, di provare anche, di testarsi. Più di una possibilità. Chi ha il proprio mezzo ha tre possibili percorsi. Può andare da solo. Certamente, con il proprio mezzo, percorso verde, chi non percorso ha il mezzo giallo, chiaramente deve affiancarsi rosso. A qual... Chi non ha il mezzo può montare con noi, con i mezzi nostri, a girare e quindi divertirsi comunque, o altrimenti ci saranno alcuni concessionari che metteranno a disposizione delle auto ai clienti per provarle, a chi è interessato all'acquisto. E quindi... Leggo anche esposizioni qui. Sì, ci sono esposizioni, si potranno vedere tante belle cose. Ha fatto la Dakar, che prima vedevamo alcune foto, quindi loro porteranno i loro mezzi con cui hanno corso la Dakar e ci spiegheranno un attimo questa bellissima esperienza. Ci sono, diciamo, alcuni mezzi che fanno campionati italiani, sia di trial che comunque di fuoristrada, diciamo, di piloti, diciamo, tecnici, piloti esperti di alto livello, certo, sicuramente. Che verranno, faranno anche delle esibizioni, quindi sarà molto interessante anche per chi è neofita per capire un po', no? Quindi è una manifestazione adatta un po' a tutti, sia ai più, diciamo, ormai, come si dice, non scafati, che gente che guida, e sia i neofiti che verranno semplicemente a vedere. E che possono avvicinarsi al mondo del fuoristrada. Certo, perché... l'ingresso è gratuito per tutti, quindi affacciarsi non è senz'altro una brutta idea, direi, no? Michele, quindi... mi sembra un bel impegno anche per voi come Vico Pisano fuoristrada, no? Perché è un impegno che, diciamo, è partito da diversi mesi, perché riuscire non è che lo organizzate domani, riuscire voglio, avere certo. Anche degli ospiti, diciamo, degli equipaggi che partecipano ai campionati è frutto di rapporti che vengono tenuti. Guardate belle queste foto, anche, ecco, questo intanto è proprio il volantino della manifestazione. Avete scritto anche: siamo tornati, il nostro secondo evento con percorsi per tutti i gusti. Beh, poi verde, giallo, rosso, cosa vuol dire? Chi me lo dice? Cosa vuol dire? La difficoltà dei percorsi. Ah, diciamo che la difficoltà, dal verde immagino più semplice. Il percorso verde è adatto a tutti i tipi di fuoristrada, il percorso giallo presenta delle difficoltà maggiori. Il percorso rosso è per quelli bravi, dai. Per quelli bravi, con delle varianti nere. E rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un ulteriore percorso, che è quello dedicato ai SUV. Il SUV è un veicolo a quattro ruote motrici che si differenzia però dal fuoristrada puro per la mancanza di ridotte. Ma il SUV è quello che mi stai dicendo vediamo comunemente sulle strade? Certo, intendi certo. E ce ne sono tanti oggi che hanno certo, il SUV. Infatti, mamma mia, infatti abbiamo li aspettiamo tutti. Abbiamo deciso di fare un percorso dedicato anche a questo veicolo, perché l'anno scorso si sono presentati in diversi alle partenze, insomma. Va bene, dai, io so che voglio chiudere con Augusto, fate anche attività sociale, perché no? Sì, facciamo. Occupate appunto, anche di quello, no? Come dicevamo, non solo di fuoristrada. Il club ci sono 70 iscritti, di conseguenza cerchiamo anche di supportare sia i nostri interessi, sia l'interesse del comune dove ci troviamo. Il vostro è proprio il comune di Vico Pisano? Sì, comune sì, di Vico Pisano. Sì. Quindi gli amministratori locali immagino vi siano vicini, perché con queste manifestazioni sì. Fate conoscere il comune, portate tanta gente, è il minimo che possono fare, darvi un sostegno, penso. È anche di nostro interesse. È reciproco, diciamo, è reciproco. Loro, quindi anche col volontariato per quanto riguarda l'antincendio nel periodo di emergenza, quindi cerchiamo comunque di aiutare chi ci aiuta di conseguenza, insomma.
Va bene, io signori vi ringrazio, siamo in chiusura, il tempo è terminato, è andato via Michele, hai visto? Così? Veloce. Anche se molto tardi stasera, però vi ricordo, causa le concomitanti, insomma, dirette elettorali, ma la diretta elettorale avremo il 26 maggio, insomma, i confronti elettorali, quindi poi vi avvertiremo e vi faremo sapere tutto, ma è probabile che anche mercoledì prossimo, invece che nel consueto orario delle 22, rombo di motori, si sposti alle 23, dai, mal di poco, tanto. Ringrazio Michele Bini, grazie Michele, bene. Augusto Volpe, Francesco Signori, in bocca al lupo per questo doppio weekend, grazie, poi magari fateci sapere com'è andata, va bene? Ringrazio gli amici del Vico Pisano Fuoristrada Club, Marco Cervelli che ha curato la regia di questa puntata, rombo di motori, torna come sempre mercoledì prossimo, vi faremo sapere se alle 23, ma credo proprio di sì. Grazie, e beh, a questo punto possiamo dire davvero buonanotte a tutti. Buonanotte.